Amici di Pianeta Com Motor, eccoci qua, buongiorno a tutti e buon pomeriggio, buonasera, questo è un basta quando vedete questo videino, era un po' che mi facevo vedere, vi davate quasi per disperso, da Brusaporto non ero più fatto vivo. Video in esclusiva per Pianeta Com Motor, per fare oggi una piccola unboxina, così, venuta da dal buon Matteo Turchi, che ringrazio. La prima cosina che mi mancava, la volevo questa qua, perché come avete visto negli ultimi miei post, insomma, mi sono dato un po' alle spese pazze, però ecco, a parte le spese pazze, insomma, che poi sono sempre relative, mi mancava un oggettino, ecco, per far funzionare a dovere, perché stiamo parlando comunque di un CD, quindi CD32, e non avevo nessun gioco, almeno la scatola che avete visto, che ho postato nelle foto, che poi vi farò vedere magari in un videino a modino fatto per bene. Mi sono un po' assentato, ragazzi, scusatemi, non è il discorso del... sapete, no, quando c'è troppi impegni, troppe cose da fare, quindi ho trascurato un po' il canale YouTube e ora provvederò comunque a, insomma, a ripopolarlo bene, anche perché insomma ci sono in arrivo due belle cosine, due belle cosine sempre marchiate Commodore, bianche. Allora, Matteo Turchi, ecco qui, bello, CD32, eccolo qua, sarebbe il disco quello di fornito con la scatola, col bundle che fa parte, vedete, c'è Diggers e Oscar, questo è proprio il gioco originale, vedete, che veniva fornito con la scatola del CD32. Il CD è in ottimo stato, ecco qua, vediamo, perfetto, come nuovo. E niente, io, quindi, Matteo, persona squisitissima, preso a un prezzo ottimo, e non posso altro che essere contento, è il primo CD che ho del CD32. Io in realtà mi ero fatto fare da Alberto Peri una compilation, una suite con tutti i migliori titoli di Amiga su CD, però ovviamente questa suite comprende tutti i giochi di Amiga, tutto il parco giochi di Amiga, non è che c'ha solamente i giochi di CD32. Se questo CD lo fate girare su un CD32, tanti giochi non possono essere lanciati perché richiedono l'uso della tastiera, che come sappiamo il CD32 non ha. Comunque, insomma, colgo l'occasione anche per dire che, insomma, Brusaporto, bello, una bella esperienza per me, nuova, tante belle persone, mi sono divertito, sono stato bene, Max Machine Computer! E insomma, tutto questo, dai ragazzi. Insomma, aspettate, stay tuned, because in arrivo ci sono due VIC-20, molto belli, e uno è un Pet Style originale, il vero Pet Style. E ve lo farò vedere, e non vedo l'ora. Ciao ragazzi, buon proseguimento, buon pomeriggio, e a presto. E mi raccomando, press play on tape, iscrivetevi al gruppo, fate pubblicità, dite ai vostri amici di iscrivervi a Pianeta Commodo, perché a Pianeta Commodo e ci si diverte. Ciao, ciao, grazie Matteo Turchi, gentilissimo, ciao.